Questa è una lista civica e appoggiata anche da Alternativa Popolare, infatti questa sera abbiamo l'onore di avere con noi uno dei parlamentari europei, perché noi abbiamo presentato un progetto politico di innovazione, perché siamo convinti che il futuro è figlio dei progetti che si costruiscono adesso. Il futuro non è solamente improvvisazione, ma va costruito, mai improvvisazione. No, va costruito con tutto quello che si stiamo mettendo noi in campo in queste ore e in questi momenti di confronto con i cittadini, con gli imprenditori e anche con la politica. Perché riprendiamo noi che la buona politica risolve problemi, non sono guardarsi all'interno di Petrosino che ci può far trovare soluzioni per i nostri problemi. Dobbiamo guardare fuori e noi troviamo le soluzioni politiche, le soluzioni ai nostri problemi guardando principalmente all'Europa, che è il mercato unico più importante del mondo, che ha potenzialità di crescita importantissime, e lì dobbiamo iniziare a vendere i nostri prodotti agricoli, dobbiamo iniziare a guardare a quel mercato quando guardiamo al turismo sostenibile, alla tutela delle nostre coste e alle opportunità che ci possono dare per riprendere le nostre coste, riqualificarle e venderci come cittadina turistica, agricola e agrogastronomica. Lei qui a sostenere la candidatura del candidato del perché? Perché? Perché un amico è una persona capace, è una persona che riteniamo tutti che possa ovviamente girare pagina qui a Petrosino. Tutti vogliono girare pagina, non possiamo dire quella è stata una pagina, questa è un'altra pagina, perché anche a Marsala questo girare pagina. Il fatto di girare pagina è quello di guardare avanti, guardare al futuro e costruirlo. Oggi qui il motto è adesso è il futuro è adesso. Infatti le scelte per il futuro le facciamo oggi, le facciamo nel momento elettorale e abbiamo scelto una persona, tutti quanti insieme, forze politiche di varia ispirazione che riteniamo abbia le caratteristiche per poter guardare con serenità al futuro e costruire insieme un futuro migliore per questa terra. Vincenzo Alberto è una persona in gamba, competente, e penso che la politica abbia bisogno di gente che conosce quello che il mestiere, sa quello che deve fare. E quindi oggi siamo qui per sostenere la sua candidatura insieme agli amici che sono vicini al Partito Alternativa Popolare con Giovanni Lavia, per cercare di portare avanti appunto questo impegno che noi riteniamo questo essere un impegno vincente per Petrosino. L'onorevole Toni Silla, qual è la motivazione perché anche tu sostieni il candidato Vincenzo D'Alberti? Ma perché al centro abbiamo messo il territorio per rilanciare questa splendida città. Serve dare forza ai veri polmoni economici che sono la pesca, che è l'agricoltura, che è la zootecnia e il nostro territorio. Noi dobbiamo saper vendere bene tutto ciò che Dio ci ha regalato. Se riusciamo a fare impresa, a mettere tutto insieme, a fare un ragionamento sinergico, a valorizzare l'agroalimentare, io sono convinto che può nascere un futuro sicuramente migliore. Enzo D'Alberti ha voluto incentrare la propria programmazione politica da questo punto di vista e quindi anche noi come nostro gruppo politico ha deciso di sostenerlo perché pensiamo che ci sono tutte le condizioni per poter mantenere gli impegni che stiamo prendendo in campagna elettorale. Allora, il professor Antonello Pezzini è un pezzo grosso della cultura, ma anche di quella economica, non solo di quella culturale in genere. Lei rappresenta diverse cose, se ce le dice direttamente, e poi ci dice come mai una persona come lei si trova a Petrosino in una campagna elettorale a sostenere un candidato a sindaco. Sì, diverse cose. Faccio sostanzialmente tre cose. Sono un imprenditore, ho un'azienda con i tessuti tecnici ad alta tecnologia, rappresento le industrie italiane Confindustria nel Comitato Economico e Sociale Europeo da 25 anni e la terza cosa che faccio, ho una cattedra all'Università di Bergamo di Economia e Gestione delle Imprese nell'Unione Europea. Io il mio dovere come amministratore l'ho fatto a Bergamo quando ero giovane, ho fatto 10 anni nell'amministrazione di Bergamo, adesso seguivo questi problemi ma sono molto legato per affetto, stima a Vincenzo D'Alberti e quindi quando lui ha posto la sua candidatura e mi ha chiesto se gli davo una mano per l'occupazione dei giovani qui a Petrosino ho accettato volentieri. Alla mia età le cose si fanno se piacciono, se no me ne andrei in pensione. Anche alla mia però, non nel senso io ho sempre fatto quello in cui credevo. Brava, e quello è importante, fare quello che piace. Ho pensato che potevo dare una mano a Vincenzo.
vengo già spesso in Sicilia perché lavoro anche qui in Sicilia, quindi ho accettato volentieri e lo faccio sperando di riuscire, e credo di poterlo fare, mi sto già muovendo con alcune aziende eccetera, a dare un po' di respiro ai giovani qui della zona. Questo in che modo? Creando occupazione. Oggi nell'evoluzione, ne discuteremo stasera e anche domani pomeriggio sui lavori verdi, siamo in un momento di grande rivoluzione nel campo del lavoro, nel campo delle energie e in tanti altri campi, in cui la preparazione di giovani in questi settori, quindi dobbiamo essere noi che conosciamo questa evoluzione dei settori a organizzare corsi con il Fondo Sociale Europeo, preparare i giovani e immetterli in questi nuovi giacimenti occupazionali.